Bene, buongiorno, buongiorno, ci siamo? Bentrovati, vi informo che ho appena terminato un intervento in diretta sulla TV Antenna Sud, quindi un intervento che evidentemente si è occupato della situazione relativa al mercato e agli ambulanti. Scusate, ho posizionato meglio il microfono. Dicevo, un intervento su Antenna Sud che andrà anche in onda, è andato in onda in diretta alle 13, andrà in onda anche nei prossimi appuntamenti. Di cosa ci siamo occupati? Innanzitutto della situazione relativa ai mercati e alla condizione degli ambulanti alla luce del nuovo DPCM che, sapete bene, è stato esplicitato ieri dal Presidente Conte, ieri sera, quindi un DPCM nel quale è prevista, per esempio, la sospensione ancora delle manifestazioni fieristiche. Qui già andiamo ad interessare un vasto settore, quello appunto degli operatori su aree pubbliche che vivono principalmente di manifestazioni fieristiche, quindi le manifestazioni fieristiche restano sospese, non si sa fino a quando. Ovviamente sarebbe davvero interessante quantificare il danno enorme che si riverserà in particolare sugli operatori che, ripeto, principalmente esercitano le attività in forma itinerante o comunque nelle fiere e nelle manifestazioni di varia natura, religiose, ludiche e quant'altro. In merito invece ai mercati, mentre il DPCM prevede che comunque il 18 maggio possano ripartire le attività di vendita al dettaglio, invece dice restano chiusi i mercati. Questo lo dice nel DPCM di ieri, ma evidentemente a questo punto è da interpretare se si possa intendere che restano chiusi fino al 18 maggio e poi possano ripartire, oppure se restano chiusi, perché mentre per le attività di commercio al dettaglio il DPCM parla e dice restano sospese, per i mercati dice restano chiusi. E comunque, poi, andando a verificare quello che è stato inserito negli allegati, nei codici Ateco di attività, per le attività in ripartenza il 18 maggio troviamo i codici Ateco delle attività di vendite al dettaglio, ma come sapete i codici Ateco delle attività di commercio su aree pubbliche sono diversi e io non li trovo. Detto questo, passiamo invece alla situazione attuale, in particolare nella nostra Puglia. Per quanto riguarda i mercati alimentari, con fatica i comuni stanno ripristinando la legalità, direi io, a questo punto, visto che sono stati illegittimamente sospesi, in quanto i DPCM i mercati alimentari non li hanno mai sospesi, quindi i sindaci hanno accumulato notevoli ritardi, in alcune situazioni causando e generando danni enormi, anche perché hanno negato il principio della libera concorrenza, in quanto alcuni mercati li hanno fatti ripartire, o meglio non li hanno mai sospesi quelli alimentari, mentre alcuni li hanno sospesi, poi sono ripartiti o alcuni addirittura sono rimasti sospesi. Abbiamo avuto casi eclatanti, insomma, a Barletta per esempio, adesso anche a Bari, perché il mercato di Via Pitagora nel rione Iapigia, dopo i tantissimi interventi, dopo le nostre interlocuzioni con l'amministrazione comunale, pare che adesso, dopo un bel po' di tempo, possa ripartire, speriamo nelle condizioni migliori. A proposito, saluto tutti gli amici operatori, i 75 operatori del settore alimentare del mercato di Via Pitagora, Rione Iapigia di Bari, con i quali mi sto sentendo ancora continuamente. Speriamo che l'assessore Palone, con cui ho dialogato ieri pomeriggio, recepisca la nostra richiesta di assegnare i 4 metri minimi a tutti gli operatori, in modo da consentire l'operatività in condizioni agevoli, ovviamente nella nuova disposizione che è stata individuata. Anche qui facciamo una precisazione. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, voglio ricordare che si sta operando praticamente in regime di deroga, ma un regime di deroga mai di fatto concesso né ai poteri dei sindaci né tantomeno ad altre autorità comunali amministrative. Quindi voglio ricordare a tutti, anche agli amici sindaci, agli amici assessori,
più o meno efficienti, più o meno sensibili, più o meno presenti, più o meno, che la legge regionale, il codice del commercio, non è mai stato né abrogato, né tantomeno il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica o qualunque altra autorità dello Stato ha mai conferito poteri speciali ai sindaci. Quindi attenzione, che poi la rimodulazione delle aree deve passare da procedure amministrative, da procedimenti amministrativi che sono previsti dalla legge e che non sono stati assolutamente abrogati. Quindi andiamo cauti e soprattutto consultate le associazioni di rappresentanza, quella reale e quella virtuale, perché adesso abbiamo sempre questo, diciamo, questo parallelo, no? La rappresentanza virtuale e la rappresentanza reale. Detto questo, andiamo avanti e superiamo anche questa polemica che evidentemente ai tempi del coronavirus credo debba assolutamente cessare. Quindi invito la Regione Puglia e magari qualche assesso Ricchio a prendere atto che il mondo nuovo è di fronte a noi e a cambiare atteggiamento, perché poi alla fine comunque hanno sempre tutto da perdere e lo abbiamo dimostrato. Quindi andiamo avanti. Qual è la situazione attuale e cosa abbiamo di fronte a noi? Quindi, ammesso che dopo il 18 maggio i sindaci decidano di far ripartire i mercati, perché il DPCM di ieri del governo ha detto un'altra cosa, che i sindaci provvedono a fare le verifiche all'interno delle proprie realtà territoriali relativamente alle manifestazioni dove viene previsto un assembramento di persone. Quindi in qualche modo ha scaricato il Presidente del Consiglio, ovviamente per la sua carica istituzionale, non a titolo personale, ha scaricato un po' tutto sui sindaci. Evidentemente adesso mi aspetto la reazione dell'amico Antonio De Caro e dell'ANCI, che dirà: ma i sindaci dove vanno a prendere i soldi per transennare le aree? Dove vanno a prendere i soldi per rifare i piani, i documenti strategici? Dove vanno a prendere i soldi per fare tutto quello che c'è da fare? Allora cosa succede? Ovviamente gli operatori chiedono la ripartenza dei mercati. Perché? Intanto perché è giusto e perché la legge lo prevede, quindi è un diritto che deve essere sancito. Però noi diciamo un'altra cosa: attenzione, perché la ripresa dei mercati sappiamo subito da oggi che rappresenta una grandissima perdita per le imprese. A parte il fatto che, se è vero come si dice che le misure devono essere, le ripetiamo così le ricordiamo a qualcuno, almeno quelle che sono state divulgate a mezzo informazione, poi vedremo, perché comunque nel DPCM sono state riportate alcune. Quindi il distanziamento sociale tra gli avventori, tra i consumatori, il distanziamento tra le postazioni di vendita, quindi più o meno si va verso l'orientamento dei 3 metri da un banco vendita all'altro, la presenza dei presidi e dei dispositivi protezione individuale, quindi sul banco la presenza del gel igienizzante, l'utilizzo di mascherine, l'utilizzo di guanti. Viene prevista anche la perimetrazione dell'area, quindi gli accessi all'area mercatale con un punto d'ingresso e un punto d'uscita. Ovviamente questo significa che entra un certo numero di avventori e ne esce un altro. Poi vedremo cosa può significare questo, per esempio, in un mercato come quello di Trani, su un rettilineo di 3 km 800 metri. Cosa significa far entrare 50 persone e poi aspettare che percorrano 3,5 km per uscire dall'altra parte del mercato di via Superga, magari dando fretta o comunque sotto il solleone dei 43 gradi che ci aspettiamo per questa estate caldissima. Quindi questo significa che i mercati vengono comunque rivoluzionati in negativo a questo punto, una rivoluzione che fa male, malissimo, farà malissimo agli esercenti, che saranno anche disincentivati rispetto agli investimenti, anche perché investimenti non se ne possono fare, perché la merce invenduta di questa stagione comunque ha bisogno di essere pagata e in molti casi non è stata pagata. Aumenta a dismisura il livello di indebitamento, quindi diciamo cose reali legate alla realtà e frutto della nostra attività sindacale quotidiana, ripeto, sul campo e non sulle poltrone rosse. Quindi
Detto questo, cosa succede? I mercati riprenderanno? Potrebbero riprendere, ma in quelle condizioni, cioè in condizioni di estrema difficoltà e di perdite economiche. Allora noi diciamo questo, se è vero che i mercati debbano riprendere, e andiamo al succo della questione, noi siamo come operatori, come associazioni disposti a riprendere le attività mercatali, quindi a dare un servizio alla città, un servizio per calmierare i prezzi, per socializzare, perché la socializzazione non è che viene meno con il distanziamento sociale, altrimenti l'Italia è già morta e sepolta. Le sue caratteristiche, l'Italia punta sul senso di accoglienza, sull'aggregazione e su questi elementi che fanno di questo paese, facevano il più bel paese del mondo. Quindi attività in fortissima perdita, noi riapriamo i mercati, andiamo a rimodulare i mercati così come prevede la norma, però evidentemente è ovvio che fino a settembre o comunque fino a quando non si avrà la reale consapevolezza di avere un'arma per combattere il virus, queste attività sono in fortissima perdita e questo ci porta ad analizzare un altro aspetto che è quello sociale legato a questa problematica. Quindi noi chiediamo e lotteremo per averlo, attenzione, perché non basta chiedere, lo dico anche a qualche amico simpaticamente, a qualche collega anche di qualche altra associazione di categoria, chiedere non basta, fare gli opinionisti non basta, devi dire quello che vuoi e devi dire come lo vuoi ottenere, perché se dici soltanto voglio, vorrei, chiedo e non dici come ottenerlo, hai fatto la tua parte, ti sei lavato la coscienza, hai fatto la bella figura davanti a quei pochi che ti seguono, ma non ottieni niente se ti fermi a chiedere e non combatti per ottenerlo. E chiudiamo anche quest'altro capitolo storico, vecchio, antico. Quindi noi vogliamo, non chiediamo, vogliamo che fino a settembre compreso, si mantenga l'indennizzo governativo dei 600 euro a favore di ciascun operatore, perché questa che noi abbiamo combattuto è una categoria disagiata. Quando noi lo abbiamo detto 10 mesi fa, facendone una nostra bandiera, che poi qualcuno ha tentato di stravolgere confondendo il concetto di categoria disagiata con il lavoro usurante, che è tutta un'altra cosa, non c'entra niente, mi dispiace per costoro che si sono aggrappati. Quindi, quando noi abbiamo detto che questa è una categoria disagiata, che vive in condizioni precarie e che, come si è visto, è stata la prima ad essere interrotta l'attività mercatale e sarà l'ultima a partire, se mai dovesse partire in quelle condizioni, noi lo abbiamo detto perché evidentemente avevamo cognizione di quello che era il disagio in cui questa categoria viveva. Quindi mantenere fino a settembre i 600 euro del governo, anche in presenza di frequenza di mercati che comunque saranno passivi, quindi noi un servizio alle città, ci devono pagare per andare a dare il servizio, un'integrazione sempre sotto forma di indennizzo da parte della Regione Puglia, che sta stanziando 450-600 milioni di euro, quindi tra virgolette ce ne deve essere per tutti e non per i soliti che siedono ai tavoli nel nome di una rappresentanza che non hanno, così diciamo anche questa cosa. Quindi 600 euro del governo, 900 euro di indennizzo da parte della regione che riconosce la categoria degli ambulanti come categoria disagiata, i comuni che tanti danni ci hanno fatto nel tempo, negli anni, e che non hanno mai reinvestito tutto quello che gli operatori hanno pagato per l'occupazione di suolo pubblico, non l'hanno mai reinvestito nelle aree mercatali come invece prevedeva la legge, quindi magari a volte li hanno anche distolti questi fondi, distraendoli su altri capitoli che non potevano fare. Quindi l'azzeramento TOSAP, TARIC e COSAP per il 2020 e 2021 e, in ultimo ma non per ultimo, una
indennità, ovvero un finanziamento, anzi un'erogazione in conto capitale, dicono quelli che parlano bene, io dico invece a fondo perduto, perché io parlo il linguaggio della strada, non quello dei salotti, quindi a fondo perduto una erogazione che possa girarsi sui 10.000 euro a titolo risarcitorio, anche perché i mezzi sono stati fermi, i costi sono stati comunque sostenuti e il danno è enorme, incommensurabile anche per il futuro. E tutto questo spesso non è dipeso assolutamente dagli operatori. Mai, possiamo dire a questo punto, è dipeso dagli operatori. Un indennizzo di 10.000 euro a fondo perduto, in conto capitale, magari da erogarsi attraverso i confidi che anche in questa circostanza vengono abbondantemente, generosamente rimpinguati dai soldi pubblici, i confidi che ovviamente sappiamo fanno riferimento agli amici di altre associazioni, come i DUC e tutte le altre stupidaggini. Detto questo, io al momento vi devo lasciare, anche perché devo tornare, fra poco avremo altri collegamenti in diretta con altre TV e parleremo ancora dei problemi degli operatori su aree pubbliche, quindi vi lascio, vi terrò aggiornati sull'evoluzione di questa e di altre situazioni e vi auguro una serena giornata, per quanto serena possa essere. Io al momento di sereno vedo solo questo splendido cielo che si vede dal mio terrazzo, dove si vede anche il mare, una striscia di mare che a questo punto possa rappresentare la speranza, eccolo lì il mare di Trani, una speranza affinché il futuro, quello prossimo e quello immediato che è davanti a noi, possa essere ulteriore momento di riflessione, possa rappresentare davvero il ritrovamento di qualcosa che da tempo era già stato perso. È vero, su questo vorrei fare davvero tantissime altre riflessioni, ma credo non sia questo il momento, anche se dobbiamo prendere atto di una cosa, cioè di quanto un virus invisibile, un organismo che nessuno ha mai visto, almeno con l'occhio umano, abbia potuto stravolgere le nostre vite, stravolgerle completamente. Non c'era riuscita la fede, non c'erano riusciti gli appelli di Papa Francesco, non c'era riuscita nessuna organizzazione mondiale e non c'erano riusciti neanche gli uomini, le donne, quelle persone che hanno avvertito la direzione verso la quale questo mondo stava andando. Lo ha fatto un organismo, non dico inesistente, ma invisibile sicuramente, e lo ha fatto in maniera aggressiva, in maniera violenta. E questo ci deve insegnare un'altra cosa, che quello che ha fatto il virus avrebbero potuto farlo gli uomini, avremmo potuto farlo noi, attuando quel cambiamento razionale e umano che avrebbe potuto evitare tutti i danni che invece il microorganismo sta portando e porterà dietro di sé. E saranno danni, in alcuni casi addirittura permanenti, sì, permanenti, non persistenti, permanenti. Va bene, non voglio tediarvi oltre, vi chiedo scusa se ho rubato un po' del vostro tempo prezioso, mi auguro di rivedervi e di abbracciarvi tutti quanto prima. Voglio ricordare un'ultima cosa: noi stiamo sollecitando e lo stiamo chiedendo anche al Ministero di organizzare, di poter organizzare delle riunioni, degli incontri
collegiali, collettivi, con le categorie, che ripeto, evidentemente anche in questa fase si è avuta dimostrazione di quanto siano e siano state poco o mal rappresentate. Quindi vogliamo l'autorizzazione a fare gli incontri, le assemblee, come abbiamo sempre fatto, perché noi siamo associazioni assembleali, non siamo associazioni di quattro gatti che stanno lì nei salotti buoni. Quindi vogliamo riprenderci quello che più ci manca. Quello che ci manca oggi è la piazza. Ci manca la piazza, ci manca l'aggregazione, ci manca il confronto. Voglio ricordare che l'ultima nostra assemblea che abbiamo tenuto ad Andria, qualche giorno prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus che ha bloccato le persone in casa, l'abbiamo fatta in un capannone ad Andria con 100, 200, 300, 400, forse eravamo anche di più. Quindi la storia è scritta, la nostra storia l'abbiamo sempre scritta e lasciata scritta. È una storia che si può consultare, è una storia a disposizione di tutti, è una storia che parla di battaglie a favore di tutti. E questo, anche in questo ambiente polisindacale, vi assicuro che non è né scontato né da tutti. Grazie, disponete quando volete. Buona giornata a tutti.